coach, primo giocatore della VL ad aver speso due falli in questa partita. Dell'Agnello ovviamente se lo richiama in panchina per rigiocarselo probabilmente nei momenti più caldi. Bartolucci fuori per Pecile, che piede a posto, non rinuncerà mai nella sua vita a una tripla da prendersi e che soprattutto realizza. Tutta la carica di Andrea Pecile, già 7 punti in questa partita e parità. I canestri a 3 punti diano quella forza. Le percentuali di tiro da 3 sono una delle cose che ha condizionato Pesaro per tutta la stagione. Dando le spalle appunto al tabellone. Come tutt'altro che semplice era questo passaggio di sinistro di Walsh, che dimostra le sue straordinarie qualità di passatore. Se questo giocatore, questo veterano, quindi tiratore, quella di Pecile, insomma, vediamo il passaggio di Walsh e il tiro di Pecile. Dicevo, Walsh si dimostrerà. Pesaro in attacco intanto con Petti per Pecile, che adesso tira tutto quello che gli capita tra le mani. Si dà una carica che se non fa alzare in piedi tutta la Adriatica Arena poco ci manca. 13° punto della sua partita, Pesaro avanti di 2, non ha sbagliato un tiro, a 3/3 nelle conclusioni dalla grandissima distanza. Signore e signori, Andrea Pecile, l'orgoglio di essere un giocatore di Trieste. Elston Tarrer in contropiede con canestro segnato, fallo subito, libero aggiuntivo. Pesaro è entrata in questa partita e come se c'è entrata, adesso la sta anche comandando. C'è entrata trovando morale, fiducia, spinta, aggressività dalle percentuali da 3 punti e soprattutto insomma, a quello stiamo che lavorando, abbiamo lavorato tutto l'anno e ripeto, noi non molleremo fino alla fine. Non ne abbiamo dubbi.